Il Manfredonia Calcio liquida la pratica Virtus Andria con un secco 10-1, una partita che non ha avuto storia, che ha visto subito i padroni di casa detter legge dal primo minuto e chiudere la gara nei primi 45 minuti già con il risultato di 3-0. Ma veniamo alla cronaca, il Manfredonia inizia subito in avanti al terzo fallo su Lupoli al limite dell'area ospite, sulla palla la Borragine, il suo tiro termina di poco al lato alla sinistra del portiere ospite Mancino. Settimo minuto, Manfredoni in avanti, Ciccarelli per l'Oriola e il suo tiro viene ribattuto dal portiere ospite. Al dodicesimo è il momento del vantaggio bianco-celeste con il 41esimo gol di Capitan Trotta nella stagione 2018-2019. Quindicesimo minuto, errore del portiere Mancino per rilanciare la palla, intercettata dall'Oriola che però si fa ribattere il tiro dallo stesso portiere ospite. Ventesimo, verticalizzazione di Ciccarelli per Simone che con un tiro di esterno batte Mancino per la seconda volta. Manfredonia 2, Virtus Andria 0. 22esimo, granatiero per Lupoli che non aggancia la palla in area. 23esimo è il momento del 3-0, gran gol di Laboragine con un tiro di collo piede dal limite dell'area che si infila alla sinistra di Mancino. 28esimo Trotta per l'Oriola, il tiro dell'attaccante biancoceleste è alto sulla traversa. 29esimo, primo tiro della squadra ospite nello specchio della porta difesa da Ciribe, parato dal numero 1 Ciribe, il tiro di Quacquerelli. 36esimo, l'Oriola vicino al gol con un tiro angolato parato però dal portiere ospite. 40esimo, punizione per il Manfredonia su fallo subito da Lupoli. Sulla palla Capitan Trotta, gran tiro parato da Mancino. Nella ripresa al settimo minuto, primo tentativo per il Manfredonia. Grumo tira, para il portiere sulla ribattuta e Trotta a non approfittarne. 13esimo, gran tiro di L'Oriola da fuori area, la palla si infila in porta per il 4-0. 15esimo minuto, Ciccarelli mette il sigillo sulla gara con un tiro non irresistibile che si infila alla destra del portiere ospite, 5-0 per il Manfredonia Calcio. 18esimo, gol della bandiera per la Virtus Andria, rinvio sbagliato di Ciribe, palla intercettata da Licino che batte il portiere Ciribe per il 5-1. 20esimo, angolo per il Manfredonia da parte di Laboragine, palla al centro, il portiere esce a vuoto e la palla finisce tra i piedi di Ola che sigla il 6-1. 25esimo Trotta per Denitis, il neo entrato e capitano del Manfredonia Calcio sigla il 7-1 per il Manfredonia con un tiro dal limite dell'area. 27esimo ribattuta corta di Mancino, sulla palla si infila il neo entrato Roberto e sigla l'8-1. 35esimo Grumo cross al centro e il neo entrato portiere Sangue Dolce devia la palla in rete per il 9-1. Al 35esimo è ancora Grumo che cross al centro e un errore di Sangue Dolce, nuovamente lui che consegna la palla a Stopiello che sigla il 10-1. 10-1 è anche il risultato definitivo su questa gara che non aveva nulla da dire. Nell'altro incontro in programma quest'oggi tra lo United Sly e il Manfredonia FC la gara è terminata anche lì per 7-1, quindi lo United Sly vince la categoria e si porta nel campionato di promozione. Domenica prossima 5 maggio ci sarà l'altra semifinale per quanto riguarda i playoff del campionato di prima categoria tra Canosa e Borgorosso Molfetta. La vincente affronterà il Manfredonia Calcio 1932 il 12 maggio allo stadio Miramare.